È inverno. Sta piovendo? È arrivato l'inverno, Angela. Stanotte ha piovuto. Piove tutta la notte. Però devo ammettere che era carino, Non ho sentito niente, no? come al Sì, solito. c'era la pioggerella sul tetto della macchina, era quasi rilassante. No, io mi sono rilassato veramente, altro che quasi. Quindi oggi le previsioni danno pioggia, È così. quindi praticamente dovremo vedere come riusciremo a gestire la nostra vita in macchina con la pioggia in pratica. Yes, già il telo è pronto. Guarda che scatto che t'ho fatto! Un po' troppa umidità c'è in questa macchina, eh? Siamo tutti i vetri bagnati, Completamente. umidi. Questo no, però, questo no. Quello davanti, quelli Quelli laterali davanti sì. sì. Ma quindi prima facciamo passeggiata in spiaggia o colazione? Indovina un po'. Colazioni. Siamo Angela e Paolo e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Viaggiamo con un budget di 10 euro a testa al giorno. Dopo anni con lo zaino sulle spalle, abbiamo comprato una macchina negli Stati Uniti. Ora, a bordo di Carmen Sita, proseguiamo verso sud. Prima però, il mio posto è là. Devo Ma no, vieni a darmi un bacio prima, dai, un andare, Angela. abbraccio. Dai, fringuelle del Devo mio andare. cuore, vieni qua. Ma che fringuello! Tra l'altro il mio posto è una citazione, Devo andare. Il mio giusto? posto è là. Prendiamo il kit. Prendiamo il kit e via. A Vabbè, buona riflessione. dopo. Ciao. Voilà, in un butter dutch. In un butter dutch è tutto pronto. Butter Dutch. Acqua sul fuoco. Cafesetto in dirittura Banane. d'arrivo. Banana con Con la granola. granola. Della tia Nene, che però abbiamo quasi finito. Granola fa rima con molto buona. Sta ricominciando a piovere. Dobbiamo mettere il telo blu. Qua infatti ci sta piovendo sui piedi. Ecco, Forza. Tutti il prendiamo cielo, il telo blu. salvaci. È già pronto, è già pronto. Questo qua l'avevamo preso negli Stati Uniti con un dollaro. Al Dollar Tree Vedi che aiuto. e lo usavamo per insomma coprire davanti quando dormivamo. Adesso siamo in posti sempre molto isolati, non lo stiamo usando tantissimo e allora lo usiamo anche per altre cose, o per mangiare, quindi lo sdraia per terra, facciamo un bel picnic con questo telo blu. E Dove sono i ganci? adesso i ganci sono, guarda, sono Sono già già qui. pronti, guarda che bello. Oppure lo agganciamo e facciamo un bel tendaggio, così da una parte almeno, perché è cortino, ci copriamo dalla pioggia. Che gaiver, ragazzi, qua. Aggancio Olè, vai, secondo gancio. il gancio. Ecco qua, il telo è stato installato, ci copre metà cucina, praticamente qui. Nel frammentre il caffè è pronto. Quasi pronto, io ho schiacciato una banana, adesso schiaccio l'altra, poi ci aggiungiamo la granola, abbiamo anche le arance stamattina, colazione proprio da re. Cosa ti manca? Il sole. Già. Neanche una goccia sprecata. Ma guarda qua, ti ha fatto anche il cremino. Allora, Cosa vuoi di più? Telone tolto. Volava via. Non ha Adesso funzionato. Non ha faremo un altro funzionato. tentativo. Ho già un'altra idea, vediamo se funziona. Intanto stiamo usando il lavandino naturale. Naturale. Lavandino naturale, Però piove. piove troppo poco ancora, E quindi devi aspettare, allora devi potrei star qui aspettare. un anno, tanto mi... Aspetta, magari faccio così. Ecco, ti Che furba! Che furba, che furba! Nuove soluzioni. Ma che verandina che abbiamo fatto su qua. Ecco Manca solo la parte blu. qua il risultato finale, guarda qua. La verandina, tu sei già sdraiato. La Cosa vuoi di verandina. più? Guarda. Guarda qua, macchina con vista veranda. Perché non Qua, piantiamo qualche piantina, basilico tipo, Bello! nella veranda? Oh, io la gallina te l'ho sempre detto che la vorrei, eh. Ennesimo settaggio, ragazzi, Allora, a me niente. piaceva il precedente, però Mi è poi caduto giù tutto, quindi purtroppo. qualcuno si è un po' spinto oltre. Oltre cosa? Comunque guarda, sta facendo il sole qui, Sì, tutta questa. tempo che abbiamo finito è uscito il sole, però per principio dobbiamo finire adesso. Ah, Serve un filo? serve un Solo un filo, non abbiamo il filo. filo. Dobbiamo procurarci un filo.
quel puntino là in fondo è Paolo, che niente ragazzi, ha desistito e mi ha abbandonato qui nella costruzione della nostra veranda, la prima veranda di Carmen Sita. Allora, ho sistemato un po' le cose, ci ho provato. Allora, qui il telo blu l'ho messo in questo verso, il telo trasparente nell'altro verso. Allora, vista da fuori è pure un po' bruttina, da dentro però sembra piuttosto funzionale, no? Abbiamo un po' di spazio in più, possiamo usare questo spazio dove adesso non piove. Abbiamo anche una vista al di là del telo. Comunque ragazzi, ce l'avete sempre detto in tanti, perché non vi comprate un telo da mettere attorno al baule? Avevate perfettamente ragione, quindi probabilmente quando riusciremo lo faremo. Però devo dire che con le cose che avevamo è comunque venuta qualcosa di carino, che funziona proprio perché non c'è vento e comunque sta piovendo poco. E anche perché è strana la pioggia qui nel deserto, cioè siamo in una striscia di deserto, solo che hanno dato 3 giorni di pioggia, sta arrivando una tempesta, quindi è un po' così. E direi che però la nostra verandina per questi giorni funzionerà perfettamente, ve la faccio rivedere perché guardate qua, sono orgogliosa del mio capolavoro architettonico. Comunque, mamma mia che capelli che ho! Ecco, la parte più difficile di vivere in macchina quando piove è che anche i capelli vengono una schifezza. Ah, sì, ora sì che siamo dei veri barbones. Guarda qua che accampamento. Comunque, non si dice barbones, si dice vagabundos. Vagabundos. Guarda qua. Devo dire che adesso... Cos'è qua? È per le offerte? Questo è per le offerte, Angela? Esatto, se vuoi venire a visitare la veranda devi pagare. Devo pagare, non ho niente al momento, solo il cellulare, niente adesso più. Adesso vediamo che fare. Posso venire lo stesso anche se non Dai, metto l'offerta? Entra, va bene, entra solo perché sei il primo visitante di questa opera di vagabondo. Primo e unico, credo. Comunque Angela, lì oltre il telo c'è un mare bellissimo, ci sono... probabilmente anche le balene, bisogna secondo me andare a vedere. Andiamo ci sono a vedere. Poi tutti i surfers che surfano, bellissimo, si sta bene, cioè non piove praticamente non piove tutto sto casino, manco piove anche la... E poi se volessimo andare a farci un giro e tirare giù tutta sta roba, quindi hai sprecato 2-3 ore della tua vita. Ma no, così, non lo sono per sprecate, un progetto così. È un progetto che va... Sì. Sì, va. Devi scriverci un libro, secondo me, su questo progetto, come creare una tenda vagabonda. Comunque, vedrai comunque. Che adesso in 2 minuti la chiudiamo e andiamo. E poi la possiamo ricomporre velocissimamente, sì. Perché hai tutto il progetto. Sì, tutto qua. Tutto qua! E invece no. Quando un progetto è fatto bene, con la testa... È un progetto talmente avanzato che si può anche chiudere e tutto rimane così. Senza problemi. Pronto per essere riaperta la veranda. Hai visto? Hai capito che roba? Andiamo, va. Andiamo a farci un giro. Niente balene oggi, Angela, solo Angela, che non definirei comunque. Grazie, mi sembra che cetaceo. Paragoni. Grazie. No, non ci sono, non si vedono oggi. Quando sono? Tra l'altro l'acqua è calda. Anche quello. Sarà che quello? Un po'. Chi lo sa, non sono un baleniero, quindi non so dirti. Baleniero. Come si chiamano gli esperti di balene? Ma che bello però, cara, che bello! Ma che onde! Che spettacolo! Ragazzi, allora siamo venuti a trovare i vicini, vedete Carmen Sita è là e qua invece cosa abbiamo? Già doccia. Già bellissimo. Io ho shower. Right there. Wow. Boom. Oh, this is amazing. Cool. Yeah, what cabin? I got it. I designed it myself. Wow. Because I knew I needed a desk. So like this is my office, this is my writing desk right now, you know, so I put my laptop here and I'm staring out, you know, I'm enjoying it, but then this also goes this way and it becomes like a picnic bench, and I've had like 5 people in here hanging out.
Praticamente poi per dormire si gira il tavolo, si abbassa e diventa un letto. Tutto questo è il letto. Hai capito? Paolo sta salendo sul tetto perché c'è una sorpresa là sopra. Allora qua, pannelli solari e c'è anche praticamente un patio da giardino. So you can stay here during the night, like looking at the stars. Exactly. Oh, nice view from here. Ah, che bella vista. Hai capito? And you said you had like Calabrese origin. My family. Whereabouts? Calabria, Cosenza. Oh yeah. Cosenza. I've never been myself. My Nona and Nono moved after the war. Yeah. You know? Wow. And I moved to New York City. I was in Canada and then I moved over to New York City. So I've been there for the last 10 years. Questo invece è il van di Bea. Ecco qua. Vediamo un attimo, che bello ragazzi! Guardate qui. Bello, bellino. E lei è la super Ciao! Bella. Ciao! Ok, la stiamo disturbando perché deve andare, deve fare un po' di cose. Ah, bueno. Siamo entrati così un attimo in casa sua di corsa. Ah, che carino, che carino. Comunque c'è spazio per tutto, eh. C'è spazio, sì, per sedersi, fantastico, per mangiare. Il letto, la cucina, tutto quanto è molto carino, eh? Molto fatto con anche col sughero, con i tappi delle bottiglie, poi verde fuori, super carino fuori. Va che roba, va che bellino. Verde, 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 perché il suo progetto si chiama Verde por dentro. Verde por dentro. Ti piace la natura? Brava! 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 Io sono biologa. Biologa? Sì, sì. Y por fuera puedo cambiar. Sì. Sí. Estoy en diferentes lugares, en diferentes uh-huh. situaciones, con diferentes vehículos. Pero por dentro, pero por dentro siempre soy verde. Intento usar cosas como esta, por ejemplo, sin plástico, que se pueden compostar, bello. No usar plásticos, zero waste. Bellissimo, bellissimo. Cuidar el medio ambiente. Ragazzi, dopo aver visto questi super van, vi facciamo vedere la nostra tecnologia. Siamo tornati. Vai, apri la veranda, che sta iniziando a piovere. Oh, guarda, allora, guarda. E allora, La veranda. Vogliamo che dire qualcosa? Guarda qua, che meraviglia. Male. Si può tirare forse ancora un pochino. Sì, direi che è ora, direi che è ora. Si comincia a cucinare, ragazzi. Oggi facciamo una bella frittata di zucchine che sono già in padella a cuocere. E poi che facciamo? Tengo hambre. Abbiamo un po' di tortillas da mangiucchiarci, un po' di insalata. Quanto è duro? È un sodo sto uomo. È la miseria, cos'è? Ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua. Diamogli anche un tocco piccantito con questo chile secco. Guarda come diventa rojo. Stiamo finendo di scaldare le tortillas. Queste sono quelle di mais che avevamo comprato ieri. E voilà. Non è bella da vedere, però sarà sicuramente buono. Sarà sicuramente... Il profumo è buono, però, devo dirti. Sono sicuro. Profumino. Sì, sicuro. Intanto qua è comparso il nuovo sgabello, fai da te. Finché non troveremo il giusto sgabello da acquistare, perché ragazzi avete ragione, anche noi stiamo cercando uno sgabello, una sidolina, qualcosa, ma non c'è spazio, dobbiamo trovare qualcosa veramente che si chiuda proprio... Per poi nasconderlo. Faccia questi rumori anche. Sì, sì, sì. Sì, altrimenti non sapremo dove mettere una grossa sedere, quelle belle comode, belle, ma cioè, qua occupano troppo spazio, non ce n'è. E quindi per ora stiamo usando questo, che sono dei pezzi di legno che c'erano avanzati quando avanzati, abbiamo fatto degli avanzi. Abbiamo sistemato Carmensita e li abbiamo messi un po' così appoggiati e niente, mini sgabellino. E come si mangia? Si mangia, pronto. Tutto pronto? Guarda, anche insalatina col queso panela, che ricorda un po' la ricotin. Sì, formaggio fresco. Ecco qua. Dai, carino come tacos, no? Sì, 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 magnatelo, magnatelo. Buon appetito. No, è buona. Un bel mix. Sta piovendo intanto, quindi il telo ci torna utile. Ma adesso abbiamo tirato fuori l'artiglieria pesante. L'artiglieria pesante. Ci facciamo anche il dolce oggi. Ci sono avanzate due tortillas, tortillas di farina. Con peanut butter, banana. Banana. Oh, che buono, che mi non vedo l'ora. Ah, ancora no! Beccato con il dito nel burro di... Basta! La nostra veranda comunque è molto apprezzata. C'è infatti un ospite. Ciao! Ciao, patato! Niente ragazzi, la pioggia va e viene. Il tempo è sempre uggioso dietro il tendaggio.
Intanto ne approfittiamo, video e scrittura là dietro. Angela? Siamo in posizione. Guten Abend, gute Nacht. Ci siamo rifatti il caffè. Tra l'altro è arrivato un po' il buio adesso. È presto però, che ore sono? Vediamo. Sono le 6. Sono le 6, è buio presto. Sono le 6, tra poco sarà notte. Fonda. Comunque qua tutto il giorno più girellina, non più girellina. Adesso ancora più coperto. Si è fatta anche la nebbiolina, un po' nebbia in Valpadana. Mi sono fatto anche un sonnellino. No. Piccolino, piccolino. Non c'è nessuna traccia di questo sonnellino. Non preoccupare, non se ne è accorto nessuno. Me l'ha detto Angela, me l'ha detto che mi ha ripreso a tradimento. Bisogna dimostrare su quello che facciamo, quindi se tu dormi, dormi. Comunque volevo andare a fare un giro al mare dopo il caffè, ma mi sa che non si vedrà niente. Andiamo lo stesso? Proviamoci. Niente ragazzi, alla fine non si vedeva niente del mare e poi ho cominciato un po' a venire fuori il vento e la pioggia, quindi va bene, niente, oggi è giornata così, ci sta, è normale, non è che può essere sempre perfetto il tempo, l'umidità corretta, tutto quanto. No, anzi, ci è andato benissimo in quest'ultimo mese qui in Baja California, in queste prime giornate di pioggia. Parlavamo oggi con Bea, ha detto che ha visto piovere, lei qui da un anno, ha visto piovere in Bassa California tipo 2 volte. Questa è la seconda in un anno che vedeva, sì. E quindi proprio siamo stati anche fortunati. Vabbè, però chi se ne frega. Ci voleva anche una giornata così, alla fine avevamo un po' di cose da sistemare, da recuperare. Ci fermiamo, qualcosa a fare ce l'abbiamo sempre, ragazzi. Sempre. Siamo pieni di materiale, di robe da fare. Sistemare anche arretrati, quindi ogni tanto ci sta anche per marzionare. Sta scrivendo anche. Non dire tutto. Sta scrivendo anche, la scrive. Però questo è un posto magico comunque. Beh, ci sono abbiamo le balene, visto le balene, ragazzi. Poi qui abbiamo fatto volare il nostro primo aquilone. Aquilone. E le valigie, è un posto pazzesco. Infatti abbiamo sentito di tanti viaggiatori che vengono qui per stare 3 giorni, 4 giorni, alla fine rimangono qui 6 mesi. Anni. O come Bea appunto, che ci diceva che lei era di passaggio, ma alla fine tutto quello che è successo è rimasta qui praticamente. L'atmosfera è bella. E comunque c'è spazio per stare comunque anche isolati. Isolati, perché c'è talmente tanto tanta spazio. Gente, ma tanto spazio comunque, ne vengono. Questo posto è la Pastora ed è vicino a Todos Santos. E anche questo posto l'abbiamo trovato sull'applicazione iOverlander, che usiamo sempre per trovare i posti migliori per parcheggiare, per dormire. Sono tutti posti che si raggiungono sempre con strade sterrate. E quindi stiamo facendo fare un bel po' di sterrati alla Carmencita. Ho pensato che 10 km in Messico equivalgono a 100 miglia negli Stati Uniti, sì, perché le strade comprano. Poi quando meno te lo aspetti compare un topes, cioè un dosso. Qua ce n'è uno, ragazzi, in cima a una salita, cioè una cosa folle. Arrivi in cima alla salita c'è il topes. I dossi sono veramente insopportabili. Sono proprio la cosa peggiore sulle strade messicane. Ma soprattutto lì poi li mettono addirittura negli sterrati, pure i topes. Cioè non solo la strada è dissestata, piena di buche. No. In più aggiungono anche i topes. Vabbè, comunque ragazzi, è così. È il Messico. Comunque stavamo pensando a cosa, com'era prima, no? Quando eravamo backpacker ai giorni di pioggia. Alla fine più o meno. Perché nel senso che non avevamo Carmencita, non avevamo una veranda, che è una grande aggiunta, devi ammettere, la veranda. La veranda, sì, utilissima. Però alla fine passavamo lo stesso il tempo, magari nell'ostello, a sistemare 2 cose anche lì, quindi più o meno era uguale. Sì. Certo, quando eravamo negli spostamenti con lo zaino e pioveva, lì era un bel casino. Avevamo la nostra super mantella per coprire tutto e via. Vabbè ragazzi, è molto più semplice adesso. Però no? Quello stile di viaggio era carino, io ripeto sempre. Sì, vedremo cosa succederà. Chissà quale sarà il futuro del viaggio. Dai. Possiamo andare a dormire. Andiamo a dormire, guardiamo un qualche film, serie qualcosa, su Netflix. Ma sì, dai. Oggi è andata così. È andata così. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Comunque ragazzi, questo è il dietro le quinte di questi deliri notturni. Tre luci puntate. Sparati. E con la GoPro che fa le ombre cinesi. Le ombre. Mi sono accorto che ho lasciato l'ombra tutto il tempo. Vabbè ragazzi. E poi vi ho dato anche lo schiaffo. Brutta cosa. Un casino. Un casino abbiamo fatto. Vabbè, meglio che andiamo a dormire davvero. Buonanotte. Ciao. C'è una speranza. Oh.
C'è una speranza. C'è quasi il sole. Ah. Forse non piove più oggi. Vediamo, dai. Ho avuto un'epifania. Cioè? Stamattina, stanotte. Cioè, che è successo? Possiamo creare un tavolo. Un tavolo con fuori? Con dentro. Calde. Dentro. Come? Dentro, Angela. Possiamo creare un tavolo dove poter mangiare, lavorare all'asciutto. Come fa? Ce l'ho qua. Dove lo mettiamo? Ce l'ho qua. Proviamo a farlo. Proviamo. Farlo come prima cosa stamattina. Sì, prima cosa. Eccola, guardala come gode, guarda del suo nuovo spazio. Ufficio. Il suo ufficio, guardala. Abbiamo spostato questa base del letto, che era qua, l'abbiamo spostata davanti. Qua è rimasto tutto lo spazio. Abbiamo spostato lo zaino e l'acqua. E abbiamo liberato tutto qua sotto. Guarda come sei comoda, eh. Ci vorrebbero soltanto degli incensi e dei cuscini. Bello, ce l'abbiamo l'incenso. Un cuscino, magari con quel cuscino sotto, magari è un po' più comodo, no, secondo che me. Comodo così, eh? E... Bello della schiena. Guarda che roba, guarda che roba. E adesso abbiamo questo piano, sposta il computer, Angela. Si muove anche addirittura, così uno si sistema, può sistemarsi bene e poi sedersi. Oppure mangiare, o fare quello che vuole anche quando piove. È la pioggia che insegnamento ci ha dato. Visto quante cose con la pioggia, abbiamo fatto la veranda, abbiamo fatto la scrivania. Sì, adesso però è arrivato il sole, quindi non c'era nessun problema. Poteva stare tranquillamente all'aria aperta. E vabbè. Però adesso lo sappiamo, per le prossime volte ci siamo portati avanti. Ci vuole ancora tanto? Oh, sei mica al bar qua, eh? Come no? No. Certo che sono al bar, sono qua seduto. Che c'entra? Sto aspettando allora, qua. Guarda che sei seduto, fai una cosa. Schiaccia la banana, va. Ah, schiaccia la banana. Vai. Schiacciamo la banana. Contribuisci. Ecco qua, è arrivata granola con la banana, caffè. Com'è? Ci sta come postazione? Postazione bar? Non sei convinto? Ed è abbastanza comodo, però noi siamo seduti rispetto al solito, meglio. Va bene, buon appetito. Bella, com'era? Buona. Più che altro c'è una corrente pazzesca. Ma è fredda l'acqua? Sono le onde che ti spingono. Ho visto, no, che è buona, sei partito. Buona l'acqua. L'acqua è buona. Io ho appena finito la doccia, Paolo invece ha appena iniziato. Ecco qua. Cucù. Ci stiamo facendo belli perché adesso andiamo in paese, abbiamo un po' di commissioni da fare, magari se troviamo un posto dove fermarci a lavorare un pochino è anche meglio, e poi dobbiamo decidere se tornare qui stasera oppure se spostarci verso sud. Benvenuti in questo posticino, si chiama 12:40, 12:40, suona, fischia e canta. Esatto. Siamo presi un cappuccino, ragazzi. Stiamo lavorando un po'. E questo è il cappuccino, ragazzi, che è arrivato. Poi questi che sono dei bischi che sono bischi? Sì, sono delle briochine calentiti. Molto buone. E niente, ne approfittiamo soprattutto per caricare il computer e il power bank, perché non sono la principale, non è tanto la connessione, ma proprio caricare le cose, no? E siccome siamo fermi molto adesso, non riusciamo neanche a caricarle con l'inverter, quindi quello che usiamo quando facciamo chilometri e chilometri negli Stati Uniti. Quindi ogni tanto abbiamo bisogno di trovare posti un po' così, dove stiamo un paio d'ore,
lavoriamo un po', attacchiamo la corrente, insomma un po' di cose. Ma in realtà lo facciamo con piacere, perché... Sì. Via, si assaggia questo vero cappuccino. Ti rovino tutto. Ragazzi, abbiamo lavorato un sacco oggi e siamo già pronti adesso, ci stiamo rimettendo in auto, in macchina. I cavi, cabini, cavetti. Mettiamo via tutto, abbiamo salutato, stiamo per salutare Todos Santos, che è un paesino che ci è piaciuto un sacco. Ci spostiamo, ma ci spostiamo di poco perché stiamo per fare 14 chilometri, quindi pochissimi, se pensiamo a tutti i chilometri che facciamo negli Stati Uniti. Praticamente erano quelli che facciamo per andare a Walmart. Non si può definire spostamento. No, però adesso invece stiamo rivalutando tutto perché... Abbiamo detto, no, sono le 5, dobbiamo andare, perché sennò non arriviamo in tempo. In realtà 10 km, ma de che? Vabbè, comunque ci spostiamo su un'altra spiaggia qui, un po' più a sud. Siamo sulla strada che porta al posto dove dormiremo stanotte, ci siamo fermati un attimo perché c'è un campo. Un campo. Qui accanto, ragazzi. Campo di basilico, ragazzi, un campo di basilico. Ora ci credo, un'infinità di basilico. Viene la colina in bocca. No, io allungo la manina, non me ne vogliono i signori, io prendo un pezzettino, dai, che, cioè, scusami, con tutto sto ben di Dio, non vogliamo prendere un pizzichino di basilico, eh? Che profumo! Oddio! Stasera lo mangiamo. Oh, oddio, è infinito. Scusate ragazzi, so che esagero, sono fatto così. Ci siamo parcheggiati, qui c'è la spiaggia, là in fondo c'è un bellissimo tramonto, siamo arrivati proprio agli sgoccioli.